mi chiamo Chiara Parati, vengo da Bologna e sono una studentessa del terzo anno del corso di ortottica e assistenza in oftalmologia dell'Università di Ferrara. Mi piace lavorare con bambini e persone con disabilità visive e Ferrara è una città perfetta per la vita universitaria. Il corso di ortottica include lezioni, seminari, laboratori e soprattutto tirocinio. L'attività di tirocinio è fondamentale per familiarizzare con l'ambiente sanitario, per acquisire le competenze ortottiche e oftalmologiche e per sviluppare la comunicazione con i pazienti, i familiari dei pazienti, colleghi e tutto il team di riabilitazione. Il corso comprende 1500 ore di tirocinio da svolgere nell'arco dei 3 anni in diverse sedi, ma la sede principale è la sezione di oftalmologia dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara. Ora vi mostrerò una nostra giornata tipo. Siamo pronte, venite con noi al tirocinio. Attraverso il tirocinio seguiamo il lavoro delle nostre tutor ortottiste. Le attività consistono nel frequentare l'ambulatorio di ortottica, dove impariamo le tecniche ortottiche come cover test, valutazione della motilità oculare, misurazione dell'angolo di strabismo, test per la stereopsi, test per l'acuità visiva, test di S-Lancaster e altri. Inoltre impariamo a usare molti strumenti oftalmologici come il perimetro automatico computerizzato, il perimetro manuale di Goldman, l'OCT, il topografo, il pachimetro, l'autorefrattometro. Infine svolgiamo attività di tirocinio anche in sala operatoria. Sto andando a fare il tirocinio in sala operatoria, ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ciao, sono Chiara Milani, vengo da Bologna e sono al secondo anno del corso di ortottica e assistenza oftalmologica dell'Università di Ferrara. Sono sempre stata affascinata dal sistema visivo e ciò che amo di più del mio corso è la possibilità di fare tante ore di tirocinio che ci permettono di sviluppare le abilità necessarie nel mondo del lavoro. Ciò che amo anche nel nostro programma è la chirurgia oftalmica, che viene suddivisa in 3 moduli. Le competenze dell'ortottista nella sala operatoria oculistica, la chirurgia e la terapia dell'occhio e per ultimo la valutazione ortottica intraoperatoria. Il lavoro dell'ortottista consiste in una valutazione ortottica con cover test e misurazione dell'angolo di strabismo, la quale viene fatta quando il chirurgo ha terminato l'intervento sul muscolo. Questa valutazione ortottica permette di decidere se continuare o terminare l'intervento. Questa attività è molto interessante perché grazie all'uso dell'anestesia topica, l'ortottista può effettuare una valutazione ortottica intraoperatoria. Ehi, prendiamo lezione! Ciao! Le lezioni vengono fatte con diversi metodi di insegnamento. In particolare, lezioni frontali, problem-based learning, discussioni di casi clinici, laboratori di ricerca e seminari, e vengono svolte in differenti sedi. Ferrara è una città perfetta per la vita universitaria. Si possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per spostarsi all'interno della città. Oppure, meglio ancora, puoi usare la bicicletta. Infatti, Ferrara è conosciuta come la città delle biciclette. Puoi correre o camminare sulle mura della città, visitare i musei, il castello e altri monumenti storici. La maggior parte delle biblioteche, aule studio e aule per le lezioni sono localizzate in strutture nel centro della città. Io spesso mi incontro con i miei compagni di corso e insieme studiamo, condividiamo idee, opinioni e lavoriamo per i progetti dell'università.